Vero. No, al di là di questo, ho notato che se uno si aspetta l'erotismo, forse viene parzialmente deluso perché il libro poi sterza. Domanda, però effettivamente i primi racconti sono quelli che sembrano andare un po' in quella direzione e dopo molto si Sì, il sterza, tema poi insomma. viene ripreso anche più avanti, però l'erotismo è sempre molto cerebrale, non è mai particolarmente esplicitato. Ecco, questa volevo sapere, è stata proprio una scelta precisa, cioè mantenere sempre l'erotismo su un piano cerebrale? Sì, lo trovo molto più intrigante, sicuramente, per questo non sono mai scesa in particolari o in scene dettagliate. Ho sempre preferito far emergere la parte più intellettuale e cerebrale, quindi l'affinità elettiva fra i vari personaggi, che poi rappresentano sempre la sublimazione di lei e lui, che sono all'inizio del libro e poi si ritroveranno alla fine, che sono i due protagonisti che danno il via a tutta questa serie di racconti che poi si rivelano essere una raccolta romanzo. Esatto, una raccolta poi anche vedo molto di coppia, cioè nel Sì. senso in molti meccanismi si vedono degli opposti, ma sostanzialmente più o meno sempre una coppia, Sì, insomma, c'è che. sempre questo dualismo che ripercorre un po' tutte le pagine del libro, E quindi una sicuramente. fantastica domanda che la faccio io giusto perché Marzullo oggi era impegnato. Ma può esistere ancora la coppia oggi? Sì, può esistere, bisogna saperla reinventare. E quindi tu proponi una serie di reinvenzioni possibili in qualche modo. Sì, magari si possono trovare delle idee proprio nel libro, perché Ah, no? uno sceglie e dice: oh, che bello, questa è questa cosa. Ci Insomma. potrebbero Ecco, essere degli spunti di riflessione. un'altra cosa che mi ha colpito molto del libro è che tu usi spesso il termine liquido, acquoso, cioè, però associato non stavo bevendo dell'acqua ed era liquida, non sarebbe.